Oh Torlino, sei sempre il solito birichino, anche se non so ancora che cosa hai fatto, perché le intro di solito le registriamo dopo aver fatto l'episodio intero, quindi io dopo ho scontato che hai fatto qualcosa di sfarzoso, diciamo. Ma Torlino! No, non si alzano le mani! Fai pure body shaming! Io ho le zampine! Ho le zampine! Non ci si può fidare di uno che avesse poliestere! Dai Torlino, resta qua, resta qua! A parte che sta diventando un teatrino questo qua e quindi diventa praticamente una intro. Come al solito mi raggiri! Io aspetto scuola i miei bonifici, il mio cachet! Il mio cachet! Dai, mettiti sugli spalti, va bene così, va bene così. Mettiti qua, comodo, con calma, con il tuo couture, perché oggi è martedì, il che significa fuma cupido risolve, ovvero l'unica rubrica colpi di si subdola, subdola, bacialo, baciala, lasciala, lasciala, risolve tutti i nostri problemi trasciamolosi in poche semplici mosse. Per partecipare al fuma cupido è molto semplice, mail è solo mail, no direct, no Instagram, no Twitter, no consulti privati, mail come nel 95 con oggetto fuma cupido. Fuma cupido è poi l'oggetto da utilizzare in caso di questioni già risolte o di questioni analoghe a quelle che abbiamo già risolto ma di cui avete seguito i consigli. Nickname trash amoroso con altro animato, mail non troppo lunghe, puntate alla sintesi della questione, puntate su problemi originali che non abbiamo mai visto, meglio se divertenti, anche se il fuma cupido si dirige in intensità. Pazientate, mi arrivano tantissime mail, sono subissato e io recupero tutti, anche quelle del 2002, anche se il fumacupido non esisteva ancora. Credo di aver dato tutte le regole, in caso ormai le sapete a memoria, possiamo iniziare e dunque iniziamo! Iniziamo subito da XOXO, che è caduta ovviamente in una situazione trasciamorosa. Conclusasi una relazione tossica 4 anni fa, sono riuscita a riprendere in mano la mia vita, tenendoci alla mia cura e lavorando su me stessa. Per il colpo di testa, ho lasciato il mio lavoro per partire in Germania, volendo iniziare da capo per ricominciare. Ah, complimenti per il coraggio, ci sta. Qui però ho conosciuto un mio collega. Inizialmente nemmeno l'avevo notato, avendo 14 anni meno di me ed essendo molto diffidente a causa della mia brutta esperienza passata. Però da quando vivo in una casa per dipendenti, tra noi è iniziata a nascere una simpatia, sfociata in una frequentazione. Io e Trappino siamo davvero diversi, così si alternano momenti meravigliosi insieme a discussioni in cui cerco di chiarire e risolvere, mentre lui si chiude. Ho avuto pazienza e cercato di comprendere, soprattutto considerando le differenze di età, caratteriali e di vissuto. Ora però mi domando se mi sento davvero legata a lui, perché lo sento vicino essendo sola qui in Germania. È un amico fantastico, ma non so se avrei mai guardato Trappino diversamente in un locale della mia città, conoscendolo in una mia zona di comfort. Non vorrei che dopo tanto lavoro sulla mia autostima mi ritrovassi in un'altra relazione complicata. Condividiamo casa e lavoro e questo incasina tutto. Ti ringrazio Matteo, XOXO. Allora carissima XOXO, che credo che in realtà sia solo il bacio abbracci finale, però nominato un nickname e quindi sarai così. In realtà io capisco bene anche la difficoltà e la paura di doversi imbarcare in una nuova relazione quando in passato hai avuto una situazione difficile. Sicuramente già è ammirevole il fatto che tu abbia deciso di prendere baracca e burattini e ribaltare completamente la tua vita, anche in una nuova avventura che ti dia più stimoli e ti faccia ricominciare da capo. Io sono dell'idea che per quanto sicuramente le esperienze negative del passato ti segnino e ti facciano anche crescere, diciamo, su e imparare tante cose nel futuro, io credo che adesso dovresti ragionare sul presente. Io non so che tipo di sentimenti prova Trappino nei tuoi confronti. Quello che posso consigliarti è di vivere la cosa senza per forza rimuginarci troppo, ma mantenendo una trasparenza totale con Trappino. Nel senso, se tu senti che questa frequentazione con Trappino ti dà qualcosa di speciale, poi il mio consiglio è sempre quello di non mischiare lavoro e sentimenti. Però comunque se tu mantieni una trasparenza totale nel rapporto è difficile che si creino delle incomprensioni tragiche, e anche se si arriva a un punto dove eventualmente si sceglie la rottura, se lo si fa in modo diplomatico, nel senso, quello che posso consigliarti è, visto che ormai ti sei imbarcata in questa storia,
di viverla in modo abbastanza naturale, dicendo, facendo capire a Trappino che anche per te è un'esperienza in cui sta cercando di capire se effettivamente può funzionare tra loro due. Quindi io al momento non mi prenderei impegni troppo forti con questo ragazzo, o comunque non cercherei di non illuderlo sul momento che possa essere una cosa seria e strutturata, perché secondo me siete ancora in un momento in cui state cercando di capire se vi beccate. Quindi io sarei molto schietta con lui, sincera, nel dirgli che eventualmente può funzionare, ma poiché anche un periodo, esci da un periodo complicato, che non è tanto una paura di non impegnarsi come molti fanno, in un periodo complicato non mi voglio relazionare, però semplicemente sta cercando di capire se questa storia può avere un futuro serio. Però nulla vi vieta anche di vedervi in modo più leggero, se è condiviso questo sentimento da entrambi. L'importante è che non ci sia un grosso divario di sentimenti dall'altra parte, perché se lui è innamorato perso e tu invece sei fortemente dubbiosa, fossi in te cercherei anche di equilibrare la situazione un po' parlandogliene e valutare eventualmente se mettere in pausa tutto e cercare di capire la situazione in generale. Cioè bisogna portare i guanti di velluto, perché qua non si parla solo dei tuoi sentimenti ma anche dei sentimenti di questo ragazzo, che non sappiamo che entità hanno, e sicuramente una cosa elegante e che andrebbe sempre fatta è tutelare anche i sentimenti dell'altra persona. Quindi cerca di capire un po' la situazione, ma se mantieni la trasparenza giusta, facendo capire che tu hai bisogno di tempo per studiare la situazione e che comunque al momento vuoi vivere il presente senza per forza dover uscire con altri ragazzi, ma semplicemente siccome siete ancora in una fase di conoscenza in cui il tempo dirà se sta funzionando, io la proverei a viverla così. Se vedi che è troppo complicata, allora meglio separarsi subito piuttosto che aspettare troppo e rendere i sentimenti più complicati. Però vedi tu, questo è il mio consiglio, cerca di viverla in modo più easy ma mantenendo una trasparenza totale con Trappino. Questo è il mio consiglio, ma trascine trascine in ascolto, ditemi la vostra nei commenti. Io intanto XOXO ti mando un bacione, fammi sapere come va e in bocca al lupo. Mua, ciao ciao. E ora veniamo alla seconda mail, che saluta Matteo Torlino e Manila. Manila, salutano anche te, hai visto? Certo. Piccolo momento pre-racconto per dirvi che vi adoro, grazie. Sono Rosellina, sulle nuvole, ho 21 anni. La mia è una storia un po' particolare che mi ha mandato un po' in tilt ultimamente, perché oltre alla storia in sé mi ha fatto riflettere sulla mia sessualità. Sono sempre stata solo etero, ma le cose sono cambiate. Ho un'amica che chiameremo Polipetta, che conosco da circa 10 anni. Siamo cresciute insieme, sebbene non ci scrivessimo a volte per mesi, ma comunque ogni tanto uscivamo. E non abbiamo mai perso i rapporti, e attualmente è veramente una delle persone a cui voglia più bene in assoluto. Ho fatto molta analisi interiore, capendo che forse non sono soltanto etero come ho pensato per 20 anni, e comunque mi sento un po' confusa, ma comunque vadano le cose, non con Polipetta, le sarò comunque grata di avermi fatto scoprire questo lato di me, ok? In quanto a noi, ci sono state molte battute scherzose su un'ipotetica relazione, ma veramente senza malizia. Poi è molto protettiva nei miei confronti e sento un forte legame interiore. E ultimamente siamo più presenti nelle nostre vite, ma siamo anche diverse al contempo. E comunque non saprei come affrontare un ipotetico discorso serio, sempre con il rischio di rovinare la nostra amicizia. Cosa che non vorrei, qualora da parte sua potrebbe giustamente non esserci nulla oltre l'amicizia. PS. Lei mi ha più volte raccontato di provare attrazione per le ragazze, ma io mai. È proprio un mondo nuovo. Scusa la mail, forse troppo lunga, ma ho bisogno di te. Ti sono grata e sarò sempre grata a lei per questo momento di svolta interiore dentro me. Ti abbraccio Matteo, un grande abbraccio anche a Torlino e Manilina. Oh carina, un bacione Rosellina sulle nuvole. Allora, innanzitutto grazie mille per questa mail, dove effettivamente anche tante trascine in ascolto potrebbero dare il loro feedback. Innanzitutto questa è una mail che racconta anche come la sessualità sia molto più mutevole di quello che sembra, nel senso che noi applichiamo sì delle etichette per semplificarci la vita, ma alla fine gli innamoramenti o comunque le attrazioni possono scattare
in molti modi diversi. E capisco anche, da una parte sono contento appunto che tu abbia conosciuto questo altro lato di te che non davi per scontato, e sono contento che questo sia scaturito da un rapporto speciale di amicizia fortissima. È vero che è complicato, perché qua si sta parlando di un rapporto d'amicizia che non si vuole rovinare, ma io non credo che rapporti d'amicizia così forti si possano rovinare nel momento in cui si dice di essere attratti da quell'amico o quell'amica, perché sono rapporti troppo forti. Quindi magari in alcuni casi l'altra persona può pretendere un allontanamento di qualche tempo, ma anche per il bene tuo, perché comunque non vuole, cioè è una situazione difficile da maneggiare e non vuole destare dolore o delusioni, quindi onesto, cioè ci sta assolutamente. Però anche nonostante brevi o lunghi allontanamenti, alla fine due grandi amici tornano a costruire un rapporto, cioè non puoi fare a meno di un rapporto forte che dura da più di 10 anni, secondo me. Quello che però secondo me può essere un buono step è vero che è complicato capire se la tua amica è effettivamente interessata a te, perché è molto probabile in realtà che magari ha anche provato dell'attrazione nei tuoi confronti buttandola sull'ironia, però allo stesso tempo sei comunque una sua amica, lei magari ha impostato un mindset su di te che dove ti vede solo come un'amica. Io, e quindi te lo dico proprio per tutelarti questa cosa, però una cosa che puoi fare secondo me è trarre da questa storia questa grande scoperta. Quindi, innanzitutto quello che farei io è parlare con la tua amica di questa nuova scoperta, se te la senti ovviamente, nel senso, visto che lei, tu sai che comunque anche lei ha provato interesse per delle ragazze, se te la senti, se ti senti pronta, una bella cosa da condividere con la tua amica è raccontare che è successo anche a te, fermandoti lì forse, però comunque, visto che hai la possibilità di avere un rapporto speciale con una persona con cui hai una forte amicizia, e che tra l'altro involontariamente è stata lei a farti scoprire questa cosa, parti così, cioè io partirei per gradi, anche per capire le sue reazioni e per capire se questo rapporto d'amicizia può trasformarsi in qualcos'altro, ma inizierei a focalizzare l'attenzione su questo grande tuo traguardo, su questa tua nuova scoperta. Quindi se te la senti, io partirei, se fossi in te, partirei proprio nel raccontare questa cosa che per te è nuova, perché è nuova obiettivamente, e gli direi guarda, cioè troverei il modo per spiegarle che da qualche tempo sei consapevole che pur magari, non lo so, amando generalmente i ragazzi, hai scoperto che effettivamente anche le donne ti attraggono. È stato un percorso personale. Poi, a partire da questo, può anche succedere che la conversazione prenda delle pieghe che ti possano spingere eventualmente anche a raccontare quello che eventualmente provi per lei. Però, per sicurezza, io procederei per gradi. Se te la senti, proverei a partire da questa piccola rivelazione, che poi piccola non è perché per te è stata una grande scoperta, però è bello secondo me anche condividere questa cosa con la tua migliore amica e poi eventualmente cercare di capire, di costruire una cosa insieme. Mi sembra di capire che comunque quello che ti interessa, nonostante l'eventuale cotta verso la tua amica di cui adesso sei consapevole, io mi focalizzerei comunque su questo nuovo aspetto, perché non mi sembra che stai al momento, almeno da come l'hai scritto, stai soffrendo perché non sai se lei ti ricambia. Quindi cercherei di procedere con gradi. Inizia a raccontare quando ti senti pronta questa tua scoperta, questo tuo universo emotivo, diciamo. E tra l'altro la tua amica ti può dare benissimo manforte, non solo perché è la tua migliore amica, ma anche perché banalmente anche lei capirebbe subito, perché
lei prova lo stesso e l'ha scoperto molti anni prima, ne parla con disinvoltura, quindi obiettivamente secondo me è una bella condivisione. E poi racconti qualcosa di molto intimo tuo alla persona che per te è più importante. Poi come andrà il dibattito dopo o la relazione dopo sono cose che capirai step by step. Da lì puoi anche capire quanto effettivamente il fardello emotivo di essere attratta da lei grosso e se vale la pena investire del tempo e anche del coraggio nel raccontarsi. Però quello lo puoi fare solo se il fardello diventa insopportabile o se dall'altra parte noti che ci sono effettivamente dei segnali di interesse. Magari, che ne so, può anche essere che da questo tuo coming out la tua amica possa ritornare, che ne so, a far battute sul mettervi assieme. Ah, possiamo metterci assieme? Poi sì, magari lo può fare in modo ironico, però se vedi che cambia qualcosa o se magari affronta l'argomento da una posizione più seria, emotiva, allora lì sono altra trippa per gatti. Però io non punterei l'attenzione su quello. Vedi se innanzitutto sei pronta a raccontarti a lei, che secondo me è il primo step interessante da condividere e che porterà anche te a fare un po' più di chiarezza probabilmente. Quindi inizierei da quello, ovviamente solo se ti senti pronta e solo se senti che è importante. Questo è il mio consiglio, ma trascine trascine in ascolto, ditemi la vostra nei commenti. Io intanto ti mando un grande bacione, Roselina sulle nuvole, fammi sapere come va. Mua! Ciao ciao! E ora veniamo all'ultima mail. L'ultima mail me la scrive... non ti sei firmata, vabbè, vediamo. Ti ho scritto un anno fa dopo essere stata mollata in modo decisamente vigliacco da bimbo vittoriano con tubercolosi, aiuto, con la frase «Ho demoni interiori, non me la sento di star con te». Sono successe un po' di cose da quel giorno, ho preso molto più seriamente la mia passione per la musica, esibendomi e registrando pezzi. Ho scritto poesie, ho decisamente rafforzato le mie amicizie e ho iniziato a piacermi anche fisicamente. Proprio per questo mio glow up e questa self-confidence cascate dal cielo... No, raggiunto, non... raggiunto... Aiuto, ho perso il pezzo! Non mi sono messa particolarmente a caccia di uomini, se non per divertirmi qualche volta. A dir la verità è stato un anno in cui le occasioni di flirtare mi sono cascate dal cielo, ma appena la cosa si prospettava più seria io scappavo. Tutto ciò sarebbe stato bellissimo se non avessi avuto il pensiero di bimbo vittoriano con la tubercolosi, quindi non l'hai mai superata questa cosa. È come se tutto ciò che stessi facendo per arricchirmi e migliorarmi sia un'attesa verso un suo ritorno in cui mi troverà più bella, più acculturata, più intraprendente. Una sera, fatta come una pigna di ritorno da un rave, l'ho intravisto in una stradina. No! Ero così presa bene che gli ho scritto: mi pare di averti visto. No! Bloccalo! Ti requisisco il cellulare! Ah! Cosa succede dopo? Mamma mia, lui gli avrà risposto ovviamente. La mattina dopo ero in giro con un tipo conosciuto al rave e incontro bimbo vittoriano con la tubercolosi e cambia strada, mi blocca su Instagram. Ah! Non me l'aspettavo questa svolta. L'ultimo messaggio che gli ho mandato risaliva a maggio dell'anno scorso. L'incontro casuale è successo a febbraio di quest'anno. Non mi sembra di aver fatto la stalker, di essere stata troppo invadente. Sono senza parole. Mi sento trattata da deficiente, ma la cosa che più mi duole è che mi manca tremendamente. Spero di incontrarlo sempre, ogni volta che esco. Vorrei che lui fosse con me ogni volta che sono brava in qualcosa per farmi complimenti. Io lo rivivo ogni volta che sono elettrizzata su di giri. Ho un blocco emotivo. Non riesco più a innamorarmi di nessuno. E se inizialmente la cosa mi faceva sentire indipendente e libera, adesso mi sta pesando. Forse perché mi sono raccontata troppo a lungo la bugia del da soli si sta bene. Voglio solo essere amata? Probabilmente sì, ma non penso di essere semplicemente innamorata dell'amore, perché non avrei fatto naufragare tutte le occasioni in cui qualcuno ci prova con me e che io ritengo questo schianto di bellezza, ma mi viene molto facile rimorchiare chi mi pare e mi piace. Sto male all'idea di ricordare bene il suo viso e ogni esame porto una foto che mi ha scattato come portafortuna? No! In tutto ciò sono stata con lui solo un mese. Ah! Pensavo fosse un po' più lunga storia. Non è normale questo sentimento di angoscia, lo so, e ti assicuro che io nella norma non ho questo atteggiamento melodrammatico. Anzi, sono stata etichettata come la stronza e cinica, ma lui mi ha cambiata! Ecco, l'after al contrario. Non mi sono mai sentita così fragile.
vulnerabile e misera come una formica. Allora, carissima, mi spiace per quello che ti è successo. Ti chiamerò Glowappina. Allora, cara Glowappina, mi spiace un sacco per quello che ti è successo. Allora, innanzitutto, secondo me, il grosso problema qua non è tanto l'essere innamorata dell'amore, ma il fatto che tu ti sei fissata con il tuo ex. Perché anche i ragazzi con cui esci... Cioè, non è neanche tanto una questione di autostima o di self-confidence, è proprio il fatto che tu esci con dei ragazzi, però è ovvio che non te ne innamori, è ovvio che non ti prendi bene, perché nel momento in cui esci, volontariamente o involontariamente, fai inevitabilmente dei paragoni col tuo ex, quindi è ovvio che i ragazzi con cui esci, non essendo persone diverse, non essendo il tuo ex, non reggono il confronto per te, che al momento, secondo me, non sei pronta per una relazione. Allora, un conto è se tu esci con la volontà di divertirti e di avere delle avventure senza impegno, ok? Tenendo conto di non illudere mai i ragazzi con cui esci. Però se vuoi uscire a divertirti, ok. Quello che secondo me è abbastanza lampante è che non sei pronta per una relazione, cioè stai vivendo quello che è in realtà un momento abbastanza normale, è brutto, doloroso, me ne rendo conto, abbastanza normale nel momento in cui finisce una relazione e che sei rimasta scottata, che lui ti piace ancora. Il fatto che lui ti abbia bloccata non è neanche detto che ti odi, cioè semplicemente magari lui sarà stato vigliacco nel lasciarti, non mi ricordo cosa è successo, che dinamica è successa, ma può anche benissimo essere che lui non vuole star con te, magari gli piace ancora, ma non lo so, se ti ha lasciato un motivo ci sarà, magari anche colpa sua, però di solito quando le colpe sono in coppia, però magari lui è voluto scappare, che ne so, e magari ci soffre ancora. O ha qualche sentimento nei tuoi confronti, però non vuole star con te, quindi ti ha bloccata perché non vuole pensarci. Perché non è necessariamente una questione che tu hai sbagliato, magari è anche una cosa emotiva che lui non vuole gestire al momento. Quindi questo te lo dico perché tu passi alla conclusione che tu hai sbagliato qualcosa, nonostante tu ti ritenga self-confident. In realtà stai basando, come tu stessa hai detto, la tua autostima sul fatto di piacere a lui, ma anche se più radicale, io penserei che con lui è finita, punto. Se poi in futuro ci sarà l'occasione di ripescare la questione, ok, ma al momento è finita. È difficilissimo, ci vuole del lavoro per fare questa cosa, me ne rendo conto, però bisogna provarci. Con Bimbo Vittoriano è finita, quindi lui ti ha bloccato sui social, è vero che tu ci sei rimasta male, ma secondo me è l'occasione necessaria per fare un erase. Attenzione, erase non vuol dire la vigliaccata che si fa di cancellare tutti i ricordi che hai avuto con l'ex, i regali, eccetera. Quello è una vigliaccata, secondo me, perché bisogna invece capire che le relazioni passate, anche quelle sbagliate, ci hanno portato qualcosa, e comunque se siamo stati insieme a una persona che ci ha fatto male, eccetera, ci sono stati dei momenti belli con quella persona, e secondo me averli vissuti e poi averli archiviati, comunque il fatto di averli vissuti ci ha portato qualcosa, e il fatto di aver sofferto, aver chiuso o essere stati lasciati ci ha insegnato qualcos'altro e siamo pronti per andare avanti. Quindi bisogna ricordare, in un certo senso preservare anche i ricordi dolorosi, ma imparare da essi per andare avanti, secondo me. Quindi cancellare, cioè quello che ti può portare, non tanto quello che è legato al passato, ai ricordi, anche materiali, se ti ha fatto dei regali utili, se ti ha fatto dei regali tipo i cuori di peluche, quelli ok vanno buttati, secondo me, ma dei regali utili, tipo ti ha regalato un libro, c'è gente che butta i libri, per questo quello non va fatto. Perché comunque è vero che te l'ha regalato lui, però alla fine arriva anche il processo mentale che è un libro e ti ricordi la giornata in cui ti è stato regalato, però è un libro, non è il cuore di peluche che ha un significato diverso, ok? Vabbè, lasciamo perdere, sto divagando. Quello che ti voglio dire è quello che va fatto, quello su cui abbiamo fatto erase, è, soprattutto anche perché lui ti ha dato un segnale forte, è cancellare le possibilità di contatto momentanee. Quindi, lui ti ha bloccato, ok, ormai ti ha bloccato, basta. Unfollowalo sui social, non averci a che fare, anche se ti fa male, è giusto così.
È giusto così, perché evidentemente se lui ti ha bloccato è perché anche lui ha bisogno di staccarsi da te. E è brutto da dire, lo so, è brutto da sentirselo dire, però anche tu, nonostante non voglia, ne hai bisogno, fidati. Quindi è finita, devi pensare a questo, il che non vuol dire che lui ti odi o che tu sei responsabile di quello che è successo, è che le relazioni funzionano a volte così. Quindi secondo me è giusto che adesso tu ti prendi il tot di tempo che ti serve per elaborare questo lutto, anche per soffrire quando serve, perché a volte si tende a allontanare la sofferenza, la si mette in secondo piano, non la si ascolta, ma così te la trascini avanti per troppo tempo. Perché nel momento in cui tu esci con un ragazzo e quel ragazzo diventa semplicemente il sostituto del tuo ex, vuol dire che non sei pronta per uscire seriamente con un ragazzo, perché sei ancora bloccata lì. Un conto è se esci con un ragazzo per divertirti, ma se ci esci con l'idea di trovare il sostituto del tuo ex, non devi uscire con nessuno al momento. Perché vuol dire che illudi le altre persone, illudi te stessa e soffri. Invece, secondo me, è molto meglio una bastonata adesso, in cui prendi consapevolezza della cosa e soffri veramente, che dura meno, ti dà la carica, l'energia. Poi tra l'altro sei anche in una situazione in cui stai facendo tantissimo per te stessa, in cui ti stai dedicando tantissimi dei tuoi interessi, stai canalizzando l'energia negativa in modo positivo attraverso l'arte, attraverso la tua creatività, quindi sfrutta questa energia che hai, ma vivi veramente questa cosa con intensità, per poi veramente uscirne e dire sto meglio, perché succede anche se sembra non arrivare mai quel momento, arriva prima che te lo aspetti, sto meglio perché ho preso consapevolezza del fatto che ho chiuso un capitolo, ma l'ho chiuso e adesso sì, ho voglia di uscire con qualcuno, ho voglia di innamorarmi e voglio uscire con una persona che non assomiglia al mio ex. E poi il motivo è: vuoi essere innamorata? Il problema è che l'amore non succede così a caso. Cioè, tu ti innamori di una persona perché è quella persona. Le persone che vogliono trovare un fidanzato o una fidanzata non la trovano se partono con questo principio. Cioè, succede se trovano la persona che effettivamente colpisce per tanti, ma perché quella persona lì non è intercambiabile con chiunque altro. Questo è il mio consiglio. Quindi secondo me la cosa giusta da fare è prendersi un attimo, respirare, venire a conoscenza della realtà, cancellare il tipo sui social, proporre una distanza, non andarlo a stalkerare. No, lui ha rinnegato un tentativo di approccio, bene, cogli l'occasione per venire a patti con la realtà, con te stessa. Prenditi un momento di riflessione e patapunfete, vedrai che arriverà il momento giusto in cui sarai più libera e incanala l'energia negativa in modo positivo. Questo è il mio consiglio, ma trecini e trecini, fatemi sapere anche voi nei commenti, perché questo tema è un po' delicato. Carissima Glow Appina, ti mando un bacione, fammi sapere come va, aspetto i tuoi aggiornamenti, ma ciao ciao. E ora Torlino, direi che per oggi abbiamo terminato. Mamma mia come sono esausto, e tu come stai? È ancora incazzato, benissimo. Io Torlino ho detto ciao, vi salutiamo, ma non prima di proibirvi di finire ancora nei rovi del trash amore. Addentratevi invece nella valata splendida della subdolaggine. Con questo augurio io Torlino vi mandiamo un bacione, vi aspettiamo a un prossimo video e vi ricordiamo soprattutto di essere sempre...